Ciao a tutti da Vittorio, sto registrando questo video domenica sera, voi lo vedrete lunedì mattina. Oggi è stata una giornata importante perché la Lazio ha giocato la sua prima amichevole ufficiale della nostra stagione, ma è stata una giornata importante perché Claudio Lotito ha rilasciato un'altra intervista dove si è autocelebrato in modo ancora una volta secondo me eccessivo. Da questa intervista sembra che la Lazio sia la squadra migliore del mondo, che la Lazio venga da una serie di trofei incredibili, una squadra organizzata in modo fantastico e via dicendo. Io ho l'impressione che Lotito si voglia candidare a sindaco di Roma o comunque a un posto in politica più importante di quello di adesso e stia cercando di cambiare l'idea dell'opinione pubblica e di farsi vedere come un businessman di successo, uno che prende le cose e le trasforma in successi. Io dico che Claudio Lotito deve smetterla di parlare e di darsi da fare, perché la Lazio, a differenza delle altre big italiane, è indietro in tantissime cose da quando Lotito ha preso la gestione della Lazio. Sicuramente tutti i tifosi della Lazio devono essere grati a Lotito che ha salvato la Lazio, non ce lo dimentichiamo, è stato bravissimo in questo, però dopo tanti anni non può bastare questa cosa che Lotito ha salvato la Lazio per giustificare la sua presidenza e dichiarare che la sua presidenza sia stata un successo. Assolutamente no. Dal punto di vista del calciomercato, la Lazio è una situazione ancora una volta negativa. Le altre big si sono mosse. La Lazio ha finora registrato solo la cessione del giocatore più forte, Milinkovic Savic, e stiamo prendendo, perché lunedì ci saranno visite mediche, il centravanti che dovrebbe essere il Vice Immobile. Mancano un esterno destro, manca un interno di centrocampo, manca un play, manca un terzino. Ci sono tante cose da fare, anziché autocelebrarsi, Lotito si dovrebbe dare da fare. Non solo, calciomercato è sempre stato il tallone d'Achille di Lotito, l'abbiamo visto negli anni, tanti acquisti sbagliatissimi e soprattutto la Lazio non è mai riuscita a competere quando si trattava di andare a prendere il campione e pagare cifre importanti. La Lazio non è mai riuscita a portare a casa, quasi mai, penso a Miro Klose, ma a pochi altri esempi, un giocatore di grande qualità. Mai, nell'era Lotito non siamo mai riusciti a portare un campione a casa. Ma fosse quello il problema, la Lazio rispetto alle altre big è la squadra che incassa molto di meno, addirittura la Fiorentina incassa più della Lazio, ma non mi sembra che Commisso si autocelebri ogni settimana, eppure i numeri ci dicono che la Fiorentina incassa molto di più della Lazio. La Roma incassa di più della Lazio, Inter, Milan, Juve, Napoli, tutte le big incassano più della Lazio. E questo è un grande demerito di Lotito, che non è in grado di promuovere il prodotto Lazio. Il sistema, l'organizzazione della Lazio, il marketing della Lazio è indietro anni luce. La campagna abbonamenti della Roma è partita un mese prima di quella della Lazio, nonostante fossero nello stesso stadio. E non parliamo di stadio perché tutte le big italiane stanno o hanno avviato processo per lo stadio di proprietà. Tutte, la Roma, Milan, Inter, la Juve già ce l'ha, la Fiorentina. L'unica che non lo sta facendo è la Lazio. Ecco, nell'intervista rilasciata da Claudio Lotito a Corriere dello Sport, Lotito non ha neanche minimamente toccato l'argomento Stadio Flaminio. Ha detto che lui voleva farlo nei suoi terreni fuori Roma e non gli è stato concesso. Siamo tornati indietro di 7 anni. Lo stadio Flaminio è già dimenticato, lo stadio lo vuole fare nei suoi terreni per guadagnarci il doppio, non per il bene della Lazio. E anche qua la Lazio rischia di trovarsi indietro anni luce da tutte le big, perché se tutte le altre squadre faranno lo stadio di proprietà, per la Lazio sarà la fine. Non potremo mai più competere con le altre big che avranno entrate molto superiori alla Lazio. Abbiamo parlato delle entrate, abbiamo parlato dello stadio, abbiamo parlato del calciomercato, ma anche l'organizzazione della Lazio è pessima. Al momento non si sa chi è il direttore sportivo della Lazio, una cosa incredibile, ma non è solo quello. Nella Lazio c'è il caos, la comunicazione, non so che cosa è successo, ma rinnovo di Pedro dimenticato, rinnovo di Luis Alberto dimenticato, addio a Milinkovic-Savic dimenticato.
non c'è mezza comunicazione. La partita della Lazio siamo nel 2023 e si poteva vedere solo su Sky, neanche su Sky Go, neanche su YouTube, ma la Lazio, la comunicazione della Lazio vola. E quindi, caro Lotito, anziché autocelebrarti, dovresti stare zitto e lavorare sodo, perché la Lazio è indietro in tantissime cose rispetto alle altre squadre, tantissime. E il secondo posto dello scorso anno, secondo me, ha ragione Sarri, è stato un mezzo miracolo, perché con la società dietro, così arrivare secondi è solo un miracolo realizzato da un grandissimo allenatore e da giocatori che hanno dato l'anima. Però questi giocatori e questi tifosi si meritano di più, molto di più. Non si meritavano di arrivare al 15 luglio senza neanche un nuovo acquisto e avendo perso il giocatore più forte. Anziché rilasciare interviste, vacci a prendere i giocatori. Che succede a Kerkez? Chi sarà l'esterno difensivo della Lazio? Chi sarà il play davanti alla difesa? Chi sarà il sostituto di Milinkovic-Savic? Domanda importantissima, perché la Lazio ha appena perso uno dei giocatori più forti e determinanti della Serie A. Chi sarà l'erede? E chi sarà l'esterno d'attacco che deve arrivare in questa rosa? L'abbiamo visto nell'amichevole, siamo contati là davanti, abbiamo dei ragazzini interessanti, ma possono competere in Champions League? Io dubito. Ecco, Claudio Lotito, anziché autocelebrarti, lavora di più, lavora di più, fai qualcosa in più per la Lazio, perché siamo indietro tantissimo, anzi, altro che autocelebrarsi, casomai dovresti ammettere i tuoi errori. Sei partito in ritardo col calciomercato, lo stadio Flaminio era solo pubblicità per la tua campagna elettorale, direttore sportivo non sai neanche a cosa serve e non te ne può fregare di meno. Stai usando la Lazio per farti pubblicità, perché vuoi candidarti in politica, diventare un pezzo importante della politica. Questo è quello che dovresti dire, scusandoti coi tifosi che stanno soffrendo perché giocheranno la Champions League, ma non sanno chi arriverà alla Lazio. Questo ovviamente è il mio giudizio. Qual è il vostro? Scrivete nei commenti e noi ci rivediamo dopo con un altro video. Ciao!